buongiorno. Ragazzi, non siamo più in maniche corte, siamo ormai in tenuta quasi invernale, quasi, perché comunque da noi al mare la temperatura è sempre piacevole. Oggi per il canale voglio dedicare questo video al calcio alla brasiliana. Mi è stato chiesto da un ragazzo sul canale il rinvio alla brasiliana. Posso dire che, senza presunzione di essere stato uno dei primi in Italia a fare questo calcio, ma solamente perché giocavo con il primo portiere che è arrivato in Italia a calciare così, Claudio André Taffarel. Si parla ormai del lontano 94, giocavamo nella Reggiana, io ero giovane, ero un ragazzino, quindi facevo parte della prima squadra, e c'era Taffarel proprio e lo stesso Andrea Sardini che è qua nella nostra scuola, e io ero il terzo perché avevo 18 anni, mi sembra. Quindi ho imparato tantissimo da Taffarel, perché è stato il primo portiere, come dicevo prima, a portare questo calcio in Italia, o perlomeno è stato uno dei primi brasiliani ad arrivare in Italia e a fare questo tipo di esecuzione. Una volta il calcio era a palombella, così, con due mani e la palla altissima, quindi era nato così, perché si insegnava nelle scuole calcio, si insegnava proprio a prendere il pallone con le due mani, a lasciarla andare e a calciare altissimo. Poi c'è stata l'evoluzione del calcio, e proprio grazie a un portiere come Taffarel, che è arrivato in Europa, credo forse il primo brasiliano, adesso non vorrei sbagliarmi, nel nostro campionato, perché il nostro campionato era il top, quindi è stato il primo portiere ad arrivare e portare questo tipo di calcio. Perché è efficace questo tipo di calcio? Prima di tutto perché è preciso. Quindi, se ora vogliamo ripartire nel calcio moderno, quel tipo di calcio lì ci permette proprio di essere precisi. Poi perché? Un altro componente perché è molto efficace. Perché il tuo giocatore riesce a stopparla molto bene la palla. Voi immaginate il calcio che c'era una volta, come dicevo prima, che si insegnava a palombella, su, altissimo. Prima che scendeva, cavolo, una volta che l'attaccante colpiva gli veniva un mal di testa, emicrania tutte le volte. Invece, con questo tipo di calcio, che il piede si piega e si va a colpire, la palla deve girare, è molto più semplice tu stoppare la palla oppure andare a fare una spizzata. Quindi sono due componenti importanti: precisione, l'attaccante o qualsiasi altro giocatore comunque in fase offensiva è facilitato nello stop, e terzo, è comunque uno schermo. Vi farò vedere un filmato di uno schema in cui è stato segnato la rete. Il video che vedrete nel canale è la ripartenza di Alisson verso Salah. Quindi logicamente la squadra avversaria sbilancia tutto in avanti, Alisson prende palla, riparte velocemente su Salah e vanno a fare una conclusione. Proprio riguardante a Claudio André Taffarel, chi si ricorda, mi piacerebbe anche sentire i vostri commenti, perché insomma è passato un po' di tempo, magari soprattutto per i ragazzi giovani che non l'hanno visto e non se lo ricorda. Scrivete qualche commento sui canali, chi se lo ricorda, i gol di Tino Asprilla sui rilanci di Taffarel quando giocava a Parma. Adesso io vi faccio vedere la gestualità. Io era un calcio che facevo, logicamente bisogna piegarsi parecchio. E l'età avanza, quindi abbiate pazienza se riesco a piegarmi meno rispetto a quando giocavo. Comunque sia, il gesto tecnico del calcio alla brasiliana è una ripartenza. Noi vogliamo ripartire velocemente. La cosa principale da fare è ripartire, prendere una pausa quando si arriva al limite dell'area, non fare tutta una cosa di corsa, perché se si fa tutta una cosa di corsa non viene, perché nel mentre dobbiamo piegarci tutta, è una cosa molto ma molto difficile. Quindi la cosa principale, si corre, bisogna fermarsi. Poi
Io consiglio di partire con due mani e poi lasciare andare. Però se volete farlo subito con una mano, potete farlo subito anche con una mano. Però io direi subito con due mani. Adesso vi faccio vedere un piccolo gesto. Di conto che andiamo a livellare, ci fermiamo un attimo, guardiamo, ci fermiamo. E la palla parte. La palla deve girare. La mia, l'avete vista, adesso è partita veloce. È partita che non girava, invece deve girare la palla, perché è molto più semplice metterla giù o andare a fare una spizzata. Quindi ricapitoliamo, vediamo palla, arriviamo, un attimo di pausa, non essere presi dalla fretta, perché se siamo presi dalla fretta andiamo a sbagliare. Ci prendiamo un attimo, parte il nostro compagno, giriamo e andiamo, pieghiamo bene e andiamo. Questo è quello che bisogna fare quando prendiamo la palla. Adesso andiamo a vedere come colpirla. Adesso arriva la parte più complicata del gesto, perché partire, correre, fermarsi. Arriva la parte più complicata. Andiamo a vedere dove colpire il pallone. Allora, prima di tutto bisogna inclinarsi per bene. Io che sono destro mi devo inclinare molto sulla parte sinistra. La palla deve viaggiare qua, a questa altezza. Alta, la gamba deve piegarsi bene, perché noi dobbiamo piegarci ed andare a fare questo calcio qui. La punta del piede, come vedete, deve essere messa giù, perché la palla dobbiamo colpirla e fare questo movimento qui. Quindi andiamo a farla girare, e la palla, come ripetevo prima, è molto più semplice da stoppare. Il segreto è piegarsi bene e andare a colpire questa palla in avanti. Un buon calcio alla brasiliana è questo. Quindi abbiamo visto, palla bene in mano, il piede che va sotto ma ben piegato, la palla gira così, deve girare perché è molto più precisa. Quindi piegati per bene dalla parte sinistra, chi è mancino dovrà piegarsi bene con la mano destra. La cosa principale è che questa non si può fare a due mani. Nelle scuole calcio bisogna già insegnarlo questo. Possiamo insegnare il calcio di una volta, perché l'evoluzione con i piedi, i portieri adesso stanno giocando molto di più con i piedi, stanno giocando molto anche sui rilanci. Avete visto, le squadre sono molto alte, quindi giocano nell'uno contro uno, quindi è molto efficace anche il rilancio per andare in precisione o spizzare una palla nell'uno contro uno là davanti. Ecco perché è importantissimo imparare subito da piccoli questo gesto. Un esercizio semplicissimo per imparare questo: riga di porta, aria piccola, con la rete lì a questa distanza, imparare il gesto per piegare. Io ho preso il palo, ora l'ho buttato fuori ad entrare dentro la rete, quindi anche in diretta. Io non lo cancello questo, però, perché mi interessa far vedere il movimento. Questo è un altro esercizio efficace, si va, si piega, andare a fare gol dentro la rete. Per il settore giovanile questo è importante, è un esercizio che possono fare tutti o tutti i ragazzi. Però prima di arrivare a questo bisogna fare tutta la tecnica e tutta la coordinazione. Però insegnate questo tipo di calcio. Iscrivetevi al canale, a presto per nuovi video, e chi volesse dei video per delle proprie curiosità, quindi sulla tecnica, sulla presa, sui balzi, sul tuffo, sull'attacco, lo scriva pure nei commenti, che io, appena è possibile, perderò un po' di tempo per spiegargli il nostro tipo di metodologia. Un saluto a tutti e ripeto, iscrivetevi al canale, siamo quasi a 1000 per fare delle dirette sul campo.